Ben ritrovati! Oggi andremo ad esplorare un altro luogo della cristianità veronese, la chiesa della Santissima Trinità in Monte Oliveto. È una chiesa poco nota anche ai veronesi e conosciuta soltanto da pochi attenti visitatori. Ma è una chiesa interessante da un punto di vista storico, poiché è una chiesa ancora romanica. Si trova ai confini della città storica, nei pressi del Parco delle Mura, ed essa stessa discretamente protetta da una cinta muraria. Scopriremo insieme come questa chiesa sia stata, oltre che di interesse architettonico, anche un luogo di particolare interesse da un punto di vista devozionale per la storia veronese, rientrando nel circuito della cosiddetta Verona Minor Jerusalem. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Riflettiamo prima di tutto sul toponimo Monte Oliveto, poiché non si tratta realmente di un monte, ma di un'altura. Gli olivi caratterizzavano effettivamente così la vegetazione di questo luogo. E Monte Oliveto è un riferimento evidentemente alla Terra Santa, poiché già nell'alto Medioevo questo luogo, quest'area, era stata identificata come un'area evocativa di questo Monte Oliveto in Terra Santa, che era separato attraverso la valle del Cedron dal Monte Calvario. Il Monte Calvario era riferito alla colle, nei pressi di Quinzano, dove oggi si trova la chiesa di San Rocchetto. Ma nella tradizione altomedievale sono almeno altri tre i luoghi significativi della città e del territorio che rievocano la Terra Santa. Ad esempio la chiesa di Santa Maria di Nazareth nei pressi della Fontana del Ferro, che ricorda proprio il luogo dell'Annunciazione. Oppure la chiesa di Betlemme di San Zeno in Monte a ricordare il luogo della nascita. Mentre è la chiesa di Santa Toscana a rimembrare il luogo della sepoltura di Cristo. Ma da dove potrebbe essere derivata questa esigenza di rievocare i luoghi della Terra Santa? Presumibilmente questa tradizione parte dall'Alto Medioevo, in seguito alla suggestione derivata dai primi pellegrini veronesi che ritornano a Verona e riconoscono in questa città una grande similitudine con questi luoghi. E probabilmente tutta questa suggestione fu suggellata e resa possibile dall'arcidiacono Pacifico, che tra l'VIII e il IX secolo fece fondare le chiese che abbiamo appena citato. In questo modo anche i veronesi che mai avrebbero potuto fisicamente recarsi in Terra Santa sarebbe stato possibile effettuare un piccolo pellegrinaggio in casa loro. La tradizione di Verona Minor Jerusalem conobbe una seconda fase nella sua storia. Nella seconda metà del 400, infatti, questa effigie fu riproposta in un sigillo della città per volere del cancelliere Silvestro Lando. Fu allora che furono aggiunte altre chiese al pellegrinaggio locale a rievocare la Terra Santa, la chiesa di Sant'Elena, luogo delle prime reliquie, ad esempio la reliquia della croce ritrovata dalla santa, oppure la chiesa di Santa Maria in Organo, che ricorda l'entrata di Cristo a Gerusalemme, la Domenica delle Palme, o infine la chiesa di San Siro, nella quale, secondo la tradizione, fu celebrata la prima messa. Una epigrafe posta in facciata ricorda che la chiesa è dedicata alla Santissima Trinità, alla Vergine Maria e a tutti i santi. Essa fu fondata probabilmente su un edificio preesistente di epoca altomedievale e forse anche su un originario sepolcreto romano nel 1073 per opera dei monaci vallombrosiani. Secondo la tradizione, l'insediamento di questi monaci toscani in città sarebbe stato fortemente sollecitato da Matilde di Canossa in persona. Siamo nel periodo della lotta delle investiture e quindi essi avrebbero forse garantito una spinta al rinnovamento delle istituzioni ecclesiastiche.
Dal momento della sua fondazione fino a tutta la durata della sua storia, questa chiesa conobbe momenti alternati di grande importanza e di grande auge e momenti di degrado notevole, dal quale però riuscì sempre a risorgere. La chiesa in effetti fu costruita in una prima tranche proprio dal 1073 per 3 o 4 anni successivi e poi probabilmente venne interrotta questo cantiere. Successivamente fu concluso entro il 1117. Eppure questo è un anno particolarmente tragico per la storia di Verona. Pensate che il grande terremoto che devastò il nord Italia avvenne il 7 gennaio del 1117 e solo 5 giorni dopo questa chiesa risulta essere stata consacrata. Potrebbe essere una contraddizione, ma è giustificabile dal fatto che presumibilmente questa chiesa non subì gravi danni e quindi poté comunque essere consacrata. Questo non significa che fosse stata conclusa. In effetti, la prima consacrazione dell'altar maggiore avvenne solo nel 1132, quindi solo in quel momento possiamo considerare la chiesa conclusa. L'ospitalità dei Vallombrosiani è riconoscibile solo storicamente, non più architettonicamente oggi. Venne aggiunto infatti nel corso del XIII secolo uno xenodocchio, cioè una sorta di hospitales per pellegrini che arrivavano qui a Verona e non avevano una casa, e la loro cultura è testimoniata anche dalla presenza di uno scriptorium. Il solido fusto del campanile della chiesa ricorda da vicino la struttura del campanile di San Zeno e in effetti il secolo è lo stesso, anche se presumibilmente questo campanile è precedente. Nella base inferiore potete osservare l'impianto in grossi blocchi di rosso Verona che poi si trasforma con una sottolineatura verticale di lesene in tufo e mattoni. Come è molto frequente nel corso dell'età medievale, la parte inferiore della struttura sul basamento vede la riutilizzazione di materiali di pietre romane, ad esempio una decorazione floreale come in questo punto, oppure il reimpiego però tagliato e in una posizione ruotata di una stele funeraria romana. Si intravedono il festone dell'abbondanza e la rappresentazione del sole e forse l'elemento più interessante in questo senso è una mensola rappresentante la figura mitologica della Medusa, la Gorgone, che è soltanto frammentaria, non si legge completamente, mancano le zampe leonine nella parte inferiore, ma che si ritiene assolutamente simile, quasi uguale, probabilmente proveniente dallo stesso monumento, una tomba a tavolo romana. Se ne trovano altri due pezzi molto simili in via Catullo, all'angolo con corso Porta dei Borsari e nel cortile interno del Teatro Romano. Questo è un ottimo punto di vista per osservare la testa triabsidata di questa chiesa. Mentre la piccola cappella di destra è stata rimaneggiata nel corso dei secoli, l'abside centrale e l'abside di sinistra sono invece conservate secondo la struttura originaria. In particolare l'abside di sinistra ha probabilmente un basamento che risale ancora alla vecchissima chiesa, la prima chiesa del 1073, mentre la parte superiore è stata rinnovata nel XII secolo. E anche la grande abside centrale ricorda moltissimo nella sua struttura romanica le absidi del Duomo. Molto raffinato nella parte superiore il motivo degli archetti pensili e del dente di sega nel sottotetto. Le origini romaniche di questa chiesa sono tutt'oggi leggibili nella facciata, o meglio nella pseudo-facciata, in quanto la chiesa inizia oltre quest'atrio. In realtà questa sistemazione è dovuta ad un intervento cinquecentesco, ma che rispetta l'impianto romanico dell'edificio. È una semplice chiesa capanna di rimando lombardo ed ha ancora tutti gli elementi caratterizzanti del romanico del XII secolo, gli archetti pensili, la struttura monocuspidata e un protiro che fu probabilmente spostato dalla facciata precedente a quella appunto della ristrutturazione cinquecentesca.
L'aspetto conferito alla facciata comunque rispetta la tradizione del romanico veronese, ad esempio i corsi di tufo e mattoni, ma anche l'aspetto del portico che ricorda da vicino il chiostro di San Zeno con le colonne binate in rosso Verona. E è molto raro ritrovare oggi una chiesa con portico antistante. In effetti, molte altre chiese della città originariamente avevano questa caratteristica, che però è scomparsa nel corso dei secoli. Citiamo ad esempio la chiesa di San Giorgio, la chiesa romanica ancora di San Giorgio, non l'attuale, oppure Santo Stefano. E nel corso dei secoli però il portico antistante, che ricorda gli antichi narteci paleocristiani, venne inglobato in queste chiese proprio per consentire l'allungamento dell'edificio sacro. Non fu necessario invece nella chiesa della Santissima Trinità, poiché la chiesa è già molto lunga rispetto alla sua ampiezza. È infatti una chiesa a un'unica navata lunga ben 49 metri. Eccoci nell'atrio antistante la chiesa, questa sorta di sagrato cimiteriale. Alle mie spalle ci sono 13 lapidi ottocentesche che sono state sistemate qui proprio nel rispetto dell'editto di Saint-Claude, l'editto emanato nel 1803 da Napoleone, nel quale si decideva di non seppellire più i defunti nell'area storica centrale della città. Quindi questa chiesa, così come la chiesa di San Bernardino ad esempio, erano adatte a collocare i defunti. Siamo in un periodo ancora antecedente la costruzione del cimitero monumentale. Vorrei invece soffermare l'attenzione in particolare su questa grande sarcofago, che risale al 1421, è riportato proprio sul coperchio il riferimento in caratteri tardogotici, e si tratta della tomba di Antonia da Sesso, una nobile veronese che era figlia di un comandante dell'esercito nel periodo visconteo, che si chiamava Fregnano da Sesso. La preziosissima tomba in rosso Verona riporta la data della sua morte, il 25 luglio del 1421. Ora entreremo nell'edificio sacro e ci accorgeremo che, a parte la zona absidale e l'area immediatamente vicina al presbiterio, la chiesa è stata più volte sistemata, ristrutturata. In effetti, sopra la porta d'ingresso è riportata un'epigrafe che ricorda uno di questi munifici interventi. Si tratta di una generosa donazione di Marino Zorzi, abate commendatario nel corso del Cinquecento, che nel 1582 donò una somma ingente per uno dei tanti restauri della chiesa. Entriamo. Entriamo nella chiesa passando attraverso un vestibolo cinquecentesco che rivela una delle tanti, dei tanti momenti di trasformazione e di ristrutturazione della chiesa. Si tratta di una chiesa ad un'unica navata con tre absidi finali che probabilmente esistevano già nel momento della prima fondazione. È una chiesa oblunga, abbiamo detto, lunga circa 49 metri, con un soffitto a capriate che è stato risistemato nella ristrutturazione del 1935 e che subì ulteriormente i danni della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo detto come questa chiesa sia risorta più volte dalle sue ceneri e in effetti nel passeggiare verso la zona presbiteriale dell'altare scopriremo come a circa metà della navata della chiesa sia ben visibile la cesura tra la ristrutturazione ultima, quella imponente ottocentesca, rispetto alla zona antica della chiesa, quella medievale appunto, nella quale troveremo la maggior parte degli affreschi e che quindi considereremo la zona più interessante della chiesa. Andiamo quindi a visitare questo edificio sacro partendo proprio dalla zona del presbiterio. Mm.
momento proficuo per la ristrutturazione e l'abbellimento della chiesa fu il 1336, anno in cui la chiesa divenne parrocchia. L'abate Bartolomeo ebbe l'iniziativa di far decorare l'interno della chiesa con motivi a losanga, quindi motivi molto semplici, aniconici, molto diffusi in quest'epoca, siamo nel periodo scaligero. Una bellissima decorazione sottotetto è ancora visibile lungo il profilo della chiesa. Successivamente, nel corso della seconda metà del secolo, fu effettuato un intervento interessante anche nella zona più importante della chiesa, nell'area presbiteriale, ampliando notevolmente l'abside di fondo e realizzando gli affreschi che tutt'oggi possiamo ammirare. Ma non è sempre stato così. Gli affreschi nel corso dei secoli furono oscurati, nascosti e furono riscoperti nella zona dell'arco trionfale soltanto nel 1898. Non possiamo dare un nome a tutti gli affrescatori di questa chiesa, ma uno di essi è quasi sicuro, almeno l'attribuzione è molto attendibile. Si tratta di Martino da Verona, il quale fu presumibilmente l'autore della zona esterna, l'estradosso dell'arco, nel quale è presente un'annunciazione. Un'annunciazione di gusto tardogotico che in questo compiacimento decorativo ricorda molto gli stilemi del gotico internazionale. L'autore effettivamente realizzò altri esempi molto simili con questa soluzione nella chiesa di San Zeno e nella chiesa di Santo Stefano, della quale era anche parrocchiano. L'annunciazione, che presumibilmente risale ai primi anni del 400, è caratterizzata da una fortissima decorazione, tutta una struttura turrita e murata, e nella zona centrale la raffigurazione di Dio Padre che lancia fisicamente il figlio, il bambino Gesù, nel grembo della Madonna, accompagnato dalla colomba dello Spirito Santo. Rappresentato in piccole dimensioni a sinistra dell'estradosso dell'arco è la figura probabilmente di Antoniolo, che fu il promotore della costruzione di questi affreschi e che all'epoca della loro realizzazione aveva circa 20 anni, era quindi piuttosto giovane. Nell'imbote dell'arco invece si riconoscono le raffigurazioni di almeno 8 dei 12 apostoli, racchiusi entro nicchie decorative di stile gotico. Dove sono finiti gli altri 4? Nel corso di una ristrutturazione furono sacrificati e vennero al posto loro collocati 4 statue dei 4 padri della chiesa, che oggi sono ricoverate nel piccolo giardino che affianca l'atrio d'ingresso. In questi 8 santi non è riconoscibile direttamente la mano di Martino da Verona, forse si tratta della sua scuola o, come sostengono alcuni, della mano di un artista di gusto ancora altichieresco di nome Jacopo da Verona. Della medesima scuola di Martino, probabilmente databile allo scadere del 300, è la raffigurazione immancabile della Trinità. La figura di Dio Padre, imponente e barbuta, che si siede su una struttura architettonica del trono e sostiene la croce di Cristo e la colomba dello Spirito Santo. La Trinità è una sorta di apparizione racchiusa dentro una mandorla sorretta da alcuni angeli e intorno ad essi la rappresentazione del tetramorfo, cioè la rappresentazione dei 4 evangelisti attraverso i loro simboli. Già da un primo colpo d'occhio possiamo notare che la zona presbiteriale è profondamente cambiata, si è trasformata nel corso dei secoli. Della cappella di sinistra, ad esempio, sono state effettuate numerose modifiche. Si legge ancora un grande arcone trecentesco, un arco più piccolo cinquecentesco, che ci consente di entrare nella cappellina dedicata alla Madonna del Carmine, il cui culto è iniziato nel 1810. Dalla parte opposta invece è la piccola cappella non simmetrica all'altra dedicata a Santa Lucia. Anche nella pianta queste due cappelline non hanno la stessa sporgenza e le stesse dimensioni. Invece per l'altar maggiore dobbiamo fare ancora uno sforzo di immaginazione.
Ora lo vediamo arricchito da ulteriori trasformazioni cinquecentesche, seicentesche negli affreschi, ad esempio con queste colonne tortili. Ma originariamente l'aspetto era molto diverso. Dobbiamo immaginare al posto di questo altare moderno un paliotto d'altare trecentesco attribuito tradizionalmente al cosiddetto maestro di Santa Anastasia, ovvero Rigino di Enrico, secondo Lorenzo Mellini. Ne abbiamo ancora testimonianza nella rappresentazione in pietra tenera, che oggi è collocata sul fondo dell'abside, di una trinità. Una trinità arricchita ai lati da una piccolissima annunciazione e nella parte cuspidale da un'incoronazione della Vergine. Si tratta di un paliotto d'altare, di quanto rimane di un paliotto d'altare che originariamente era completamente colorato. Nel restauro si è potuta recuperare una parte dell'antica cromia. Il paliotto d'altare rimase al suo posto soltanto fino al 1360, quindi ebbe una breve vita, perché in quell'anno preciso Turone di Maxio da Camnago, un artista molto noto nella seconda metà del 300, ebbe l'incarico di collocare un polittico dipinto con lo stesso tema, ovviamente la Trinità più sei santi, che oggi non si trova più qui, ma è ricoverato ed esposto nel Museo di Castelvecchio, nei musei civici della città. È un'opera che rappresenta una tappa fondamentale nella storia della pittura veronese post-giottesca. Nel 1443 la chiesa entrò in commenda, i Vallombrosiani se ne andarono e fu un periodo molto difficile per la storia di questa chiesa, che durò fino al XVI secolo. Nel 1529, infatti, il vescovo Gian Matteo Giberti venne a visitare questa chiesa e la trovò fortemente degradata, in una situazione quasi completamente d'abbandono, anche se esistevano sulla carta gli abati commendatari e si sono susseguiti per circa un secolo. Ebbe quindi l'iniziativa di chiedere al Papa di allora, Paolo III Farnese, di consegnare la cura di questa chiesa alle cosiddette convertite, di cui parleremo più avanti. Da questo momento la chiesa venne ulteriormente sistemata. Venne aggiunta ad esempio alla zona presbiteriale una balaustra che separò definitivamente lo spazio dell'altare dall'area plebana. Questa balaustra venne rimossa solo nel 1972, in seguito al Concilio Vaticano II. Con l'intervento dell'abate Bartolomeo nel 1336 la chiesa dovette essere completamente decorata, in prima battuta con quei motivi a losanghe che ricoprono tutta l'intera perimetro dell'edificio. In seguito venne realizzato un ciclo d'affreschi, un primo ciclo d'affreschi sulla parete di sinistra. Sono tre scene in sequenza ed è piuttosto raro ritrovare scene di questo genere nelle chiese veronesi, in quanto i riquadri che rappresentano singoli episodi evangelici o biblici si possono trovare a San Zeno, come a San Lorenzo, a Santo Stefano o in altre chiese medievali, però senza una sequenza precisa. Ad oggi soltanto nella chiesa di San Pietro di Villanova a San Bonifacio è riscontrabile un altro ciclo d'affreschi come questo, che però rappresenta le storie di San Benedetto. Quindi sono rappresentati alcuni episodi della vita e della predicazione di Gesù. Nella fascia superiore infatti si può notare l'entrata di Cristo a Gerusalemme, una resurrezione di Lazzaro e il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Si tratta di un autore che sicuramente riceve le suggestioni della pittura giottesca, della Cappella degli Scrovegni e di tutti gli autori che a Verona gravitavano in seguito, almeno i primi tre o quattro decenni del Trecento. Eppure un artista che privilegia maggiormente l'aspetto decorativo, i panneggi delle vesti, la raffinatezza formale, piuttosto che la solidità plastica delle figure. Della seconda metà del Trecento sono invece gli affreschi del registro inferiore. In effetti l'immagine della Trinità si sovrappone parzialmente all'affresco superiore.
Gli artisti che lavorano qui sono diversi, le mani sono diverse, forse si può riscontrare la mano del secondo maestro di San Zeno, che rappresenta presumibilmente sulla sinistra San Martino che dona il mantello al povero. Al centro vi è la raffigurazione della Trinità molto rovinata, mentre sulla destra una sequenza di santi di cui si può riconoscere un santo crocifisso, forse Sant'Andrea o San Bartolomeo, un San Giacomo e più a destra la rappresentazione di San Cristoforo col bambino Gesù e soltanto le gambe trafitte dalle frecce di San Sebastiano. Se osserviamo con attenzione, l'intera parete non è in asse con l'edificio, presenta un'angolatura irregolare. In effetti questa irregolarità venne sistemata nel Cinquecento coprendo il muro con un'altra parete che si allineava con il resto della chiesa. Fortunatamente questa nuova parete non andò ad addossarsi alla precedente, ma rimase una piccola intercappedine, così che fu possibile recuperare, abbattendo la parete cinquecentesca, l'antico muro medievale. Merita una breve osservazione anche l'absidiola di sinistra, abbiamo detto dedicata alla Madonna del Carmine dal 1810. E all'interno della cornice dell'altare non vi è più nulla, poiché in seguito ad un saggio di pulitura è uscito in anni recenti un frammento d'affresco. È possibile vedere la parte bassa di una croce e il Golgota, nonché nella parte ancora più bassa, a destra, una serie di personaggi che sono riferibili ai dannati durante un giudizio universale. E questa è infatti l'ipotesi che è stata portata avanti dal dottor Fabrizio Pietropoli della Soprintendenza. Questa porzione del muro fino alla controfacciata, la chiesa rivela una serie di rifacimenti successivi all'età medievale. Sono stati in particolare due gli interventi significativi in questa chiesa, uno nel Rinascimento a metà Cinquecento, in secondo luogo, e qui a cui facciamo riferimento in relazione al rivestimento neoclassico con queste grandi colonne, lesene di stile corinzio, intervento avvenuto nel 1816. Si diceva come nel 1536 il vescovo Giberti avesse ottenuto l'affidamento di questa chiesa alla congregazione delle convertite o converse. Si trattava di una congregazione laicale costituita da una serie di donne cosiddette malmaritate oppure pentite o semplicemente vedove, le quali avevano deciso di dedicarsi ad una vita di preghiera insieme. Il caso delle convertite non è l'unico a Verona. Nella città ne esistevano anche delle altre, ad esempio il gruppo delle Franceschine oppure le Zitelle in via Montanari, o ancora le dimesse nell'area dell'attuale istituto Seghetti. Con l'arrivo delle convertite la chiesa cambiò aspetto, cambiò volto. Furono infatti effettuate parecchie donazioni e la chiesa intorno alla metà del Cinquecento, probabilmente intorno al 1565, venne ulteriormente ristrutturata e decorata con affreschi che vennero commissionati a Domenico Brusasorzi e al figlio Felice. Di questo intervento possiamo avere una testimonianza diretta proprio all'ingresso della chiesa. Sopra la porta possiamo trovare un'effigie del Padre Eterno che ci accoglie a braccia aperte, opera proprio di Domenico Brusasorzi. La parte superiore della chiesa non era originariamente utilizzata come cantoria. Semplicemente le convertite, non era il caso, potessero mescolarsi né con gli uomini né con il resto dei laici e quindi seguivano la messa proprio in una posizione soprastante, distaccato dagli altri fedeli.
Della porzione frontale dell'arco d'ingresso possiamo soltanto immaginare parte della decorazione, perché originariamente era molto più alta. Si intravedono nelle estradossi degli archi le tracce di alcune sibille, quattro raffigurazioni di sibille ruotate secondo i modi michelangioleschi, sempre opera della scuola dei Brusasorzi. Sotto lo splendido atrio rinascimentale, decorato a volte a crociera e con colonne di stile tuscanico, si trova un affresco staccato e inserito in una struttura d'alluminio, murato in questa parete di destra. È uno dei tanti esempi, piccoli frammenti ma significativi, che ci ricordano proprio il rifacimento, la ristrutturazione, la ridecorazione della chiesa in età rinascimentale. Questo è uno degli affreschi che originariamente decoravano la zona absidale, quindi non si trovava affatto in questo luogo, è stato soltanto spostato qui per una migliore conservazione. L'opera, abbiamo detto, è di Domenico Brusasorzi, il quale rappresenta con grandissima enfasi il momento della caduta da cavallo di Saulo sulla via di Damasco, tra un cavallo bianco in primissimo piano e un cavallo scuro sul retro, braccia aperte e ovviamente indirizzate nella direzione del Cristo che chiama. Non lontano dalla conversione di San Paolo si trova l'altare Brazzi. Dall'aspetto classicheggiante, nonostante si tratti di un altare costruito nel 1634 per volere di Giovanni Antonio Brazzi e fatto realizzare dal fratello Jacopo. All'interno di questa incorniciatura classicheggiante è collocato un altro frammento di affresco staccato appartenente a quella decorazione cinquecentesca di cui si parlava. Si tratta della rappresentazione di Sant'Orsola e, dobbiamo metterlo tra virgolette, le 11.000 vergini, in quanto in realtà si trattava, nel racconto legato alla Passio di questa santa, soltanto delle sue 11 compagne. Qui Domenico Brusasorzi realizza una versione un po' personale, in quanto le figure rappresentate sono circa una ventina. Dalla venerazione di questa santa, una vergine britannica, deriva l'ordine delle Orsoline, fondato nel 1535 da Sant'Angela Merici. Perché scegliere proprio Sant'Orsola? Tra l'altro questa santa è ripetuta più volte all'interno della chiesa. Perché queste convertite avevano scelto questa santa, proprio perché santa vergine, quale loro protettrice, insieme a Santa Maria Maddalena. La santa è rappresentata proprio nel momento in cui l'angelo, in una bellissima prospettiva sopra di lei, le indica l'ispirazione divina. La Vergine Orsola era promessa sposa di un principe britannico, ma ella, non volendo sposarsi, chiede una dilazione di circa 3 anni e richiede di andare prima a fare un pellegrinaggio a Roma. Lungo il suo viaggio si ferma a Colonia, dove viene martirizzata dagli Unni nel V secolo d.C., insieme alle sue compagne. Di fronte all'altare di Sant'Orsola troviamo un altro altare dall'aspetto barocco che conserva all'interno un altro frammento staccato della decorazione dei Brusasorzi. È dedicato infatti a Santa Caterina alla Ruota e in questo caso è rappresentato con un'angolatura, secondo i modi di Paolo Veronese, un matrimonio mistico di Santa Caterina, in cui sono presenti la Madonna e il bambino, inginocchiata davanti ad essi Santa Caterina, accompagnati da San Giuseppe e più a sinistra da uno slanciato ed elegantissimo Sant'Onofrio penitente. Ricordiamo poi che questo altare fu recentemente ridedicato a San Gaspare Bertoni, che fu parrocchiano di Santissima Trinità proprio dal momento in cui fu elevato agli altari. Infatti divenne beato il 1 novembre del 1975 e fu canonizzato nel 1989.
finora abbiamo parlato soltanto del padre Brusasorzi, Domenico, ma il figlio Felice sicuramente lavorò insieme a lui in questa commissione e di lui rimane effettivamente un dipinto, una pala d'altare, che purtroppo oggi leggiamo spezzata in due diverse tele. Rappresenta la Madonna in trono col bambino e otto sante, di cui le due più vicine a noi sono proprio Santa Maria Maddalena a sinistra con il vaso degli oli e a destra Sant'Orsola, a cui le convertite erano particolarmente devote. È un tipo di pittura estremamente liquida, luminosa e cangiante, tipica di questo pittore, che poi porterà avanti nella produzione seguente. Questo dipinto era stato appunto tagliato, non sappiamo per quale motivazione, ed è stata trovata la parte superiore con il Padre Eterno, pensate, nel campanile, nel 1973, quindi è stata riunita soltanto in tempi molto recenti. Negli interventi più recenti non abbiamo citato la Cappella dell'Immacolata oppure quella del Sacro Cuore di Gesù, ma ci teniamo a ricordare che sotto la loggia delle convertite, subito a sinistra, si apre un'altra cappella, che è la Cappella della Madonna di Loreto, originariamente dedicato al Santissimo Sacramento, come dimostra l'ostensorio sopra la porta d'ingresso. Nel 1790 iniziò il culto della Madonna di Loreto e in effetti all'interno della cappellina si conserva ancora una copia ottocentesca della Madonna Nera di Loreto. Nel fondo di questa cappella, sulla porta d'ingresso, si trova ancora un'opera cinquecentesca, una Madonna col Bambino e Angeli, che è sopravvissuta dopo il grande bombardamento del 1945. Ora ci siamo sistemati nella loggia delle convertite, dove queste donne seguivano la messa separatamente dal resto del popolo. Da questo punto di vista si può osservare bene, ad esempio, come nella ultima ristrutturazione, pesante ristrutturazione del periodo neoclassico, cioè nel 1816, il soffitto della chiesa fosse stato riabbassato e quindi fosse stata realizzata una controsoffittatura. Infatti le paraste si trovano ad una posizione più bassa rispetto al tetto a capriate. Qual è l'ultimo periodo della storia di questa chiesa? Quando se ne vanno le convertite? Le convertite sopravvivono qui fino al 1740 e dopo la loro partenza fu un periodo particolarmente difficile, poiché chiuso il monastero, pochi decenni dopo, nel 1797, venne soppressa anche la chiesa. A quel punto fu utilizzata nei modi più diversi, ad esempio in età austriaca fu impiegata come ospedale, e nel 1882 fu anche un luogo di ospitalità per gli alluvionati della Grande Piena dell'Adige. La chiesa subì un'ultima ferita nel 1945, quasi a conclusione della Seconda Guerra Mondiale, quando una bomba caduta proprio in prossimità della chiesa distrusse una parte dell'edificio sacro e soprattutto i due chiostri. Eppure, nonostante le numerose trasformazioni che abbiamo visto, il fascino di questo tempio sacro è rimasto nei secoli inalterato.